sono arrivati punti in questa partita, però comunque vado una prestazione convincente contro una squadra forte, avete lottato fino all'ultimo. Sì, esatto, abbiamo giocato, cioè abbiamo venduto cara la pelle, cosa che non c'era riuscita tante volte con le squadre, diciamo, anche con quelle medie, ma soprattutto con le grandi. E non è difficile essere contenti subito dopo la partita, perché poi perdi 3-0, è comunque un 3-0 per loro, nonostante sia stato molto combattuto, e comunque sono dei set persi ai vantaggi, che quelli basta un dettaglio, una palla, un po' di fortuna, qualcosa che vinci il set, e poi la partita sicuramente si riapre, perché loro una partita lunga secondo me non se la sarebbero aspettata, quindi le cose potevano cambiare un pochino. È chiaro che loro hanno mille risorse, mille giocatori da mettere in campo, un sistema di gioco efficientissimo, quindi ecco, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, che questa volta c'è, a differenza di tante altre volte in cui era difficile trovare un bandolo positivo dalla matassa, e lavoriamo, come ho sempre detto, per la prossima partita, che è contro una squadra che sta giocando benissimo, però sicuramente non è macerata, quindi ecco, magari se ripetiamo questa prestazione forse qualcosa possiamo fare. Ecco, a prescindere dagli errori che vanno migliorati, dove siete stati bravi oggi? Ma oggi ho visto difese, ricezioni, loro hanno fatto delle buone battute, parecchie volte siamo riusciti a tenerle senza subire troppi danni, e abbiamo attaccato bene, credo, ora non ho visto le percentuali, ma credo che comunque anche sulle palle più difficili, palle staccate da rete con palla alta, contro un muro come il loro, che non è che lo scopro sicuramente io, abbiamo attaccato bene, diciamo che siamo stati bravi, siamo stati in partita nonostante l'avversario sia nettamente superiore, e quello è quello che dobbiamo cercare di far sempre, però ecco, a parole è facile dirlo, poi altre volte sei in campo e obiettivamente non è che parti con presupposti diversi da oggi, però le cose vengono a rallentatore o vengono male. Adesso ripeto, noi non dobbiamo pensare mai alle partite prima, sia quando le abbiamo vinte, quelle poche abbiamo vinte, sia quando le perdiamo, quindi pensiamo a Monza, e poi dopo Monza penseremo a Modena e quelle che verranno dopo.